voce Arie, bella raga. Abbiamo in puntatona un ospitone. Trava MC. Ciao a tutti, raga. Allora, ricordiamo cosa ha fatto qualche settimana. Dove sei stato? Sabato? Io recentemente sono stato a Hiroshima, Mon Amour di Torino, insieme al mio gruppo che sono gli Stalkers. Spam. E sono lì dietro che stanno aspettando. Esatto. Sì. Arriveranno. Abbiamo aperto il concerto dei Two Fingers. Bella. Bella Dante e Rubio per il tempo concesso a noi. Ma com'è andata? Allora, sì, è andata molto bene. Abbiamo fatto circa 600 persone. Comunque un bel risultato. Il pubblico riguardante lo stile che abbiamo noi, i suoni che usiamo noi, eccetera, era molto preso bene, perché comunque siamo abbastanza simili. Sì, no, lo so che tu hai un sound bello fresco. Sì, dopo sì. Sentiremo anche una canzone tua vecchia, però io so che cosa sta tirando fuori il ragazzo. Ascolta, voglio farti una domanda. Sì. Allora, quando sei salito su quel palco, no? Prima di aprire i Two Fingers, che emozioni avevi? Allora, diciamo che non ci penso mai a quello che succede sul palco. Succede, diciamo che la botta più totale l'ho avuta quando abbiamo aperto il Club Dogo, che è stata allo Chalet, insieme a Rec e Blue Virus e Cicco Sancho, che sono la mia bella raga, e bella DJ Fede che mi dà tutte le opportunità per suonare. E lì abbiamo fatto tanta gente, c'erano circa 3.000 persone. Con i Two Fingers è stato fighissimo, perché comunque Hiroshima è un posto caldo. Che comunque, anche se cioè, il pubblico è proprio preso bene. Certo. La tensione mi sale quei 10 minuti prima di salire sul palco, poi prima cerco di pensarci il meno possibile, penso ad altro. Cioè. Guarda, vorrei chiederti cosa fai per sminuire la tensione, però magari non è il caso. No, beh, diciamo che l'ultima volta sono salito sul palco per aver bevuto di botto birra. Per cercare di far calare la tensione. Okay. Siamo in diretta, non la possiamo tagliare questa, lo sai, vero? L'ha detta. Ma allora, ci vuoi raccontare un po' il tuo progetto? Sì. Che stai lavorando con diversi artisti? Sì. Come è iniziato? Allora, il tutto è iniziato da una mia idea. Io volevo fare un disco ufficiale per cercare di entrare, come si dice, nella scena emergente del rap a Torino. Il disco è nato tra una collaborazione con me e DJ Fede, che saluto di nuovo, e con Tirelli, che sono quelli che gestiscono il Parco Studio. Ricordiamo che Tirelli produce e registra anche. Infatti, raga, se volete andare a registrare, Parco Studio è il migliore. Scusami, è stato interrompo, sì. Lascio continuare. Fede gestisce più la gestione di tutto il disco, sì, mentre esatto. Poi è Tirelli quello che effettivamente mette le mani. Tirelli mette le mani sui controlli, mi registra, mi segue, mi dice cosa c'è da cambiare. No, questo cioè, è importante sottolineare che Fede essere direttore artistico, esatto. Mi segue in generale, esatto. Ok, continua. Niente, il disco appunto è stato concepito in un periodo tra 6 e 8 mesi. All'inizio abbiamo raccolto prima, cerco di raccogliere tutti i beat e devo dire che ce l'abbiamo fatta alla grande, perché comunque abbiamo contattato persone, beatmaker di più o meno tutta Italia. All'interno ci sono delle produzioni di Pole, delle Migrates Clan di Milano, c'è DJ Row dell'MSP, c'è Big Zilla che sta collaborando con la Truman, ci sono Fede, DJ Fede Tirelli, ovviamente c'è Slim B degli Stalkers. Questo a livello di produzione, esatto. Riguardo i featuring, sicuramente ci saranno due tracce con due featuring con Mente e due produzioni di Slim B. Perché comunque stanno nella stessa famiglia, nella stessa crew, ovviamente rispetto e dovere, poi comunque piacere. Mente spacca, tira giù delle rime pazzesche, quindi è Slim ovviamente fa del beat. Condivido in pieno. Ho un ritornello di Jonathan, che è un ragazzo che ha fatto delle collaborazioni con Caneda, Mista B, Atipici, ha fatto un po' di robe che spacca, mi ha tirato fuori un ritornello pop fantastico su un beat di Mastermind, tra l'altro, okay. E anche lui ha fatto veramente una hit, bella Mastermind, bella Jonathan. E per il resto io preferivo tenerlo un po' più sul segreto per svelarlo, perché giustamente è una scuola. Usciranno anche dei video, però sono contentissimo di aver collaborato con questi artisti, che comunque sono fondamentali per la scena rap italiana. Certo. E
di pazzi in Italia, di cuori d'Italia per creare questo progetto. Questa è una cosa bella, perché secondo me è più cuori no, ma poi l'altro, se c'è rispetto reciproco tra l'artista è tutto molto più semplice, perché non voglio fare le cose dove lo chiamo e gli dico guarda ti do i soldi e mi fai la storia. Io ho collaborato prima con questi artisti e abbiamo fatto insieme. Ricordami una rima che faceva Danti a riguardo questo, che non sei per le collaborazioni. No, sono per le collaborazioni nate a tavolino, ma quelle dopo una boccia di vino. In una boccia di vino, quindi a tavola grande. Era dell'altro. Infatti, questo è un discorso che ci siamo a fare. Questo è di solito. Ma un altro giorno che dico, cioè cosa fai nella vita oltre a cantare? Allora, per metterla un po' più sul... Sì. Trava è una persona che purtroppo o no va a scuola. Ok. La mattina c'è il risveglio. No, vabbè. C'è il risveglio con un mattino dove proprio non ce la fai a aprire gli occhi, che sono le circa 7:07 del mattino. Mi passano a pigliare perché ovviamente non mi muovo. Prendo pullman e quindi mi faccio niente per prendere. Vado a scuola, mi faccio la mia giornata a scuola, seguo ovviamente le lezioni con interesse tutto. Ragazzi, andate a scuola, studiate, studiate. Ma come vai a scuola? Tu vai bene? Io vado molto bene. Ecco, quindi in realtà studi puoi anche permetterti. Io studio con la musica, ovviamente do più opportunità alla musica. Quando c'è da studiare studio, cioè, che tanto se ne dovevo fare, lo faccio. Certo. Successivamente poi penso a tutto il resto, mi faccio le mie uscite, mi faccio le mie giornate in studio, spesso ci troviamo in studio con gli stalkers dopo le 6 perché loro escono da lavoro, fino tipo mezzanotte, ci mettiamo a scrivere, facciamo freestyle, facciamo cena, ovviamente è meglio se non muoio. Sono fuori, ma comunque mi spasso, diciamo che sono contento di quello che faccio, mi sento abbastanza libero comunque. Cioè riesco a gestirmi il tempo con qualsiasi cosa, anche con organizzato, io odio la disorganizzazione, sono dislessico come te prima. E no, vabbè, mi piace comunque, faccio le robe con tranquillità. L'importante è non fare robe